John Borno, ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Prima di iniziare, come sempre, mi da lasciare tantissimi mi piace qui sotto e soprattutto vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, perché per me è molto importante che voi vi iscriviate. Inoltre vi ricordo ragazzi di lasciare una domanda qua sotto, perché qualora la domanda fosse di mio interesse potrei tranquillamente andare appunto a rispondere alla vostra domanda in un prossimo video. Quindi mi raccomando, risponde, cioè fatemi una domanda qua sotto e la andrò a prendere in considerazione. Detto questo, vi invito a rispondere anche a voi alla domanda qua sotto che ci fa oggi Daniele Badelita. Grazie mille Daniele per la domanda e ciao Daniele che ci ha fatto questa domanda. Ci domanda: l'Ajax tornerà mai in alto come l'abbiamo visto una stagione fa in Champions League? Ora ti rispondo. Prima di cominciare vi ricordo che qualora voleste potreste abbonarvi al mio primo canale, quindi andate a dare un'occhiata agli abbonamenti, perché insomma qualora voleste avete dei contenuti esclusivi, dei video extra, quindi fateci un salto se vi va. Detto questo, allora, io credo, sinceramente, che il discorso Ajax sia molto, 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 molto stato preso alla larga. Nel senso che l'Ajax ha fatto un miracolo, perché aveva dei grandissimi giocatori, perché molti sono esplosi, perché hanno fatto una stagione pazzesca, hanno eliminato il Real Madrid, hanno eliminato la Juventus, hanno fatto veramente una stagione straordinaria e poi all'improvviso in rimonta sono usciti contro il Tottenham. Un avversario sul quale non avrei mai buttato un euro rispetto al percorso che aveva fatto l'Ajax. Poi è successo un po' di tutto, come avrete potuto vedere, perché pensateci un attimo. L'anno scorso succede che l'Ajax elimina il Real Madrid e la Juventus, va in semifinale contro il Tottenham, esce contro il Tottenham. Il Tottenham fa la finale di Champions, perde. 3 mesi dopo Pochettino è esonerato dal Tottenham. Nel contempo il Liverpool, che ha vinto la Champions League, esce agli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid. È veramente assurdo quello che è successo e questo dimostra come il calcio può cambiare, come tutto quello che accade nel calcio può essere mutato da un momento a un altro. In realtà l'Ajax non è calato, in realtà l'Ajax non si è indebolito, in realtà semplicemente, ragazzi, l'Ajax non è in quell'annata d'oro. Cioè il discorso è semplicemente questo: l'Ajax non è in quell'annata d'oro. Se io vado a guardare gli acquisti di quest'anno dell'Ajax, è arrivato Promes dal Siviglia per 15 milioni e mezzo, per altri 15 milioni è arrivato Alvarez dall'America, è arrivato Marin dallo Standard Liegi per 12 milioni e mezzo, è arrivato Lisandro Martinez dal Defensa per 7 milioni, è arrivato Pieri dall'Herenveen per 5 milioni, è stato preso in prestito con diritto di riscatto Babel dal Galatasaray, Sherpen è arrivato dall'Emmen per 1 milione e mezzo, è arrivato Bruno Varella in prestito, è arrivato Orejuela, Orejuela è tornato ma sarà un giocatore senz'altro interessante da valutare, e quelli che sono partiti effettivamente i titolarissimi, i super titolari, sono stati De Ligt, che comunque 85 milioni di euro non potevi sputarci sopra, e Frankie de Jong per 75 milioni di euro. Poi è vero che hai perso un giocatore come può essere Schone, ma Schone era a fine carriera, Schone voleva andare via, Schone aveva chiesto di andare via perché il ciclo di Schone era finito, 1,5 milioni di euro lo incassano dal Genoa, la cessione di Schone è assolutamente giustificata, ok? Poi è vero anche che però hai fatto partire gente come Dolberg, come Huber, come Singraven, che comunque, come Christiansen, che comunque sono tutte cessioni giustificate, perché comunque Dolberg non era un giocatore che potessi definire top player in quella stagione lì, Huber per la uguale, Singraven uguale, però il discorso è che tra tutti questi tu hai incassato 220 milioni di euro. Se tu questi 220 milioni di euro li avessi spesi, probabilmente adesso staremmo parlando di altro. Invece tu ne hai spesi 60, e ovviamente la squadra, che più o meno è rimasta sullo stesso livello, perché se poi vado a guardare la formazione dell'Ajax in questo momento, noto comunque che il posto di De Ligt in questo momento l'ha preso Lisandro Martinez, che già vale 20 milioni a 22 anni e quindi andrà sempre più a salire. Noto che il posto di De Jong in questo momento lo ha già preso Marin, che comunque crescerà. Noto che l'Ajax comunque alcuni campioni li ha tenuti, perché ancora Onana, perché ancora Van de Beek, perché ancora Ziyech, anche se poi Ziyech andrà via a giugno, perché ancora David Neres, perché ancora Tagliafico, perché ancora Blind, lo stesso Tadic. Quindi molti giocatori forti l'Ajax li ha tenuti, ok? Il problema è che l'Ajax ha rinunciato a rinforzarsi. Ha detto: io preferisco non rinforzarmi, io preferisco rimanere così, con una mano davanti e una di dietro, e continuare a vincere in territorio nazionale. Perché poi oggettivamente se ne parlava ieri, l'Ajax era ancora primo, poi ha smesso ieri, l'altro ieri quando era, quando ha fatto il video primaverale, l'Ajax ha smesso perché non si giocherà più il campionato olandese,
ha chiuso primo l'Ajax a pari punti contro con la Zalkamar, ma comunque l'Ajax andrà in Champions e la Zalkamar farà i preliminari semplicemente perché l'hanno bloccato. E poi appunto ci sono altre squadre che andranno in Europa League. Abbiamo parlato del Willem II, Guglielmo II, abbiamo parlato dei problemi che lo legano all'Utrecht e tutti i cazzi e mazzi. L'Ajax non vince lo scudetto perché non lo vince nessuno, però ragazzi l'Ajax è una squadra che periodicamente, come abbiamo potuto vedere quest'anno, con De Ligt, senza De Ligt, con Van de Beek che comunque c'è ma senza anche Van de Beek, con De Jong e senza De Jong, comunque in campionato se la spadroneggia, tant'è che l'avversario principale doveva essere il PSV che è crollato, il Feyenoord che è crollato, sì sono arrivati in zona Europa, ma insomma capite bene che tra vincere lo scudetto e arrivare in zona Europa League ce ne passa veramente di acqua sotto i ponti. Ecco, l'Ajax ha rinunciato a voler diventare una grande d'Europa e la domanda: l'Ajax tornerà mai grande? Non è totalmente esatta, perché secondo me l'Ajax, visto l'anno scorso, grande non è mai stato. È stato un outsider. Tant'è che se andiamo a guardare il mercato fatto dall'Ajax l'anno prima del grande exploit in Champions, l'Ajax ha preso Blind, che poi si è rivelato un ottimo giocatore, ha preso Tadic, che si è rivelato un ottimo giocatore, ha preso Magaian, che comunque dal Boca non è che si parla di Magaian quando parliamo dell'Ajax. Lo stesso discorso posso fare per Bandè, lo stesso discorso posso fare per Labiad, lo stesso discorso posso fare per De Vitt, che poi tra l'altro lui è venuto su dall'Under 21 e ha ceduto giocatori comunque che potevano essere importanti, come Younes al Napoli, come Dix al Bologna e come soprattutto Kluivert alla Roma, che voi direte vabbè Kluivert poi sì che ha fatto, a parte che in realtà Kluivert si sta un po' stabilizzando, in questo Ajax giocherebbe ancora titolare secondo me in questo momento, ma poi al di là di ciò Kluivert in quella stagione aveva fatto molto bene, quindi la partenza di Kluivert secondo me per l'Ajax poteva essere un peso non indifferente. Se adesso vado a prendere Kluivert, no? E vado al suo rendimento dettagliato, posso notare come Kluivert all'Ajax ha fatto 13 gol e 10 assist. Solo all'Ajax, alla squadra grande, perché poi in Under 19 ha fatto 5 gol e 8 assist, nell'Under 21 ha fatto 2 gol e 3 assist, e in Champions League, Youth League, ha fatto 1 gol e 5 assist. Quindi era un giocatore molto 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 prolifico, una alla sinistra, poteva giocare a destra, era un giocatore interessantissimo per l'Ajax. Eppure nonostante questa cessione l'Ajax non ha risentito della partenza del calciatore olandese, anzi è diventata più forte di prima. Vi racconto questo piccolo aneddoto. Quando sono andato a San Siro ho parlato con un mio amico olandese, era tipo un anno e mezzo fa, e mi ha detto: guarda che quest'anno l'Ajax è forte, è vero che hanno chiesto De Ligt, è vero che hanno chiesto De Jong, è vero che si parlava già di De Jong, si parlava soprattutto di giocatori come Tadic, ok, si parlava di Tadic, aspettate perché voglio guardare di giocatori di cui si parlava esattamente un anno e mezzo fa. Allora, questa è la squadra dell'Ajax. Si parlava di Blind, si parlava di De Ligt. Mi ricordo che la Juventus chiese De Ligt e l'Ajax rispose 50 milioni. E la Juventus disse: ma vi drogate, ma 50 milioni non ve li do mai, ma perché? Cioè, perché 50 milioni? Questo non ha fatto niente. L'anno dopo De Ligt ha fatto il devasto e alla fine l'hanno pagato tantissimo, 80 milioni. Quindi questo 85 e mezzo, quindi questo è proprio l'esempio lampante di come l'Ajax abbia lavorato bene, di come l'Ajax non avesse bisogno di cedere. Un altro esempio è Ziyech, la Roma voleva Ziyech, ma hanno detto: guardate, o ci date i soldi che chiediamo noi per Ziyech, oppure Ziyech rimane qua. Ed è un discorso fatto interamente per portare una squadra come l'Ajax in alto, perché l'Ajax non aveva bisogno di incassare. Purtroppo il soldo, il denaro, fa cambiare opinione un pochino a tutti. Quindi quando il presidente ha visto 75, 80, 50, 60, giustamente ha accettato, perché secondo me l'Ajax, se avesse rifiutato 85 milioni per De Ligt e 75 per De Jong, per un totale comunque importante di 160 milioni, sarebbe stato pazzo. E poi ha detto: ma che cosa faccio? Investo? Il discorso, ragazzi, qual è? Il discorso è che vogliamo diventare una big europea? Per fare cosa? È difficile sostenere una squadra, è molto difficile secondo me sostenere una squadra che gioca un campionato dove per vincere basterebbe essere la metà di quello che si è. Se l'Ajax oggi comprasse Messi e Ronaldo, comunque arriverebbe prima in Olanda, anche se oggi vendesse, se oggi l'Ajax vendesse, che ne so, Onana e lo rimpiazzasse con Olsen, e vendesse Van de Beek e lo rimpiazzasse con Saponara, probabilmente l'Ajax, grazie agli altri, grazie a Ziyech, anche se poi Ziyech ora andrà via, grazie a Neres, grazie a Tagliafico, grazie a Blind, a Tadic, a Lisandro Martinez, comunque vincerebbe il campionato in Olanda, le redivise, comunque arriverebbe primo in Eredivisie, ok? Quindi tu dici: perché devo pagare un sacco di ingaggio? Perché devo spendere un sacco di soldi per poi arrivare sempre primo? Tu diresti, beh, mi dirai, per vincere la Champions.
Ma la Champions, ragazzi, è una lotteria. Cioè, non i rigori, proprio la Champions è una lotteria. In Champions ti può tranquillamente andare bene che becchi tutte squadre scarse, arrivi in finale e la vinci. Oppure addirittura ti può andare bene che becchi la partita. Ragazzi, l'anno scorso l'Ajax erano indiavolati. Hanno vinto a Madrid, hanno vinto a Torino. Però è sempre stato un terno al lotto. Perché in casa magari faticavano un po' di più, andavano lì e vincevano. E tu dici, ma cazzo è possibile che l'Ajax abbia ribaltato il Real vincendo 1-4? Com'è possibile? Eppure l'hanno fatto, ok? Perché è un terno al lotto, può capitarti tutto, può non capitarti niente. È un terno al lotto. È questo il discorso che vi faccio. Questo è il discorso che vi faccio. Comunque, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, ti ho parlato anche abbastanza. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi piace tantissimo. Io in caso non un dislike, ma fatemi sapere il perché. Buon scena dall'Alene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.